Ma il disco ha un aspetto, secondo me, che è un po' fuori dal comune. Diciamo, è qualcosa che uno non si aspetta adesso come adesso da un disco del 2013-2014, quindi è fuori dalle regole, fuori dai canoni. È un disco molto suonato, che è una cosa, secondo me, pazzescamente anticonformista, purtroppo, adesso come adesso. Infatti basta pensare a come a che scalpore dà un disco come quello dei Pearl Jam, che uno dice, ma non c'è niente di strano. Come non c'è niente di strano? È suonato di brutto, ed è la cosa più interessante quella. E quindi anche il disco degli Underdog è molto suonato, ed è una cosa che a me piace. Non ci sono degli escamotage per farlo sembrare qualcosa che non è. È proprio suonato e valorizza di brutto quello che il suonato dà, cioè emozione, emotività. Ma devo essere sincero, non è stata da subito una scelta libera, nel senso che anche proprio l'itinerario degli Underdog è stato particolare. Già il fatto che ho ricevuto un invio degli Underdog da parte di Silvia Messi, che è un'americana, che è una collega americana che conosco da tanti anni, ormai saranno più di 10, è stato molto particolare, sicuramente ha alzato il mio livello di interesse e di attenzione nei loro riguardi. E poi, entrandoci nel merito, dico la verità, ne ho apprezzato particolarmente le componenti musicali e umane. Non riesco a vedere separate le due cose, anche perché, diciamo, il lato artistico è molto legato a quello umano, a quello proprio di espressività reale, e quindi sono molto affezionato al progetto degli Underdog, e penso, indipendentemente da questo specifico disco, che è una bella fotografia, un bel quadro di questo momento, al di là di quello penso che sarà un legame, un rapporto che rimarrà. Allora, il passo più importante nella creazione di un disco è la creazione di una atmosfera da disco, cioè entrare nell'ottica che ci deve essere qualcosa da dire e capire il modo giusto per dirla. Questo è stato il momento, secondo me, fondamentale, e quindi tutta la parte di composizione, che è stata anche molto dura, perché, diciamo, ci sono tantissimi stereotipi da sfatare nella parte compositiva di un disco rock, di una band. In particolar modo si pensa che sia sufficiente mettersi lì, si suona tutti assieme e qualcosa viene fuori. Sì, certo, qualcosa viene fuori, è il valore di questo qualcosa che poi va valutato. In realtà, più che qualcosa viene fuori, e quindi le capacità di scrittura, di arrangiamento, di suonare, di tiro, eccetera, conta molto l'aspetto contenutistico. E essendo gli Underdog una band vera e propria, secondo me, ognuno di loro aveva delle cose da dire, e infatti è stato così. Io penso che sia una delle poche band che può vantare all'interno del disco pezzi scritti davvero da ciascuno di loro, con contributi dati davvero da ciascuno di loro, non soltanto l'arrangiamento, che poi alla fine non è valutabilissimo. Non fai dire che questo è bello, questo è brutto. Funziona, quindi è tutto bello. E quindi, secondo me, la parte di scrittura è stata la più importante, anche la più complessa. Ha avuto anche delle crisi, perché ci sono state delle crisi all'interno della band durante il periodo di scrittura. E però, una volta superata la crisi, come sempre, superata la crisi c'è l'evoluzione. E quindi la fase che abbiamo fatto in questi giorni di registrazione è andata veramente alla grande, che più liscia non si può. Ma è una scelta in realtà molto più semplice di quanto non sembri, perché quando c'è gente che sa suonare,
la si fa suonare. Cioè, il problema grosso per cui si fanno un sacco di sovraincisioni, un sacco di step by step, è perché la gente non sa suonare. È semplice. Come fai a pretendere un suonato da chi non è in grado di suonare? E allora si trovano mille escamotage. Si dice, no, è meglio suonare uno per volta. Perché? Perché banalmente suonando uno per volta risolvi un guaio per volta. È banale, ma è così. No, anche il dog sapevano suonare, sanno suonare, sapevano molto bene i pezzi, si sono preparati molto bene nei pezzi e questa è stata una scelta naturale. Oltre a questo c'è una mia percezione cosiddetta empatica, cioè la sensazione che io ho sempre avuto dal loro suonato insieme è sempre stata più gradevole che quando sentivo magari gli scomparti, cioè basso batteria o le chitarre, le voci, nel senso che secondo me tutti insieme hanno veramente una emanano un'energia, una freschezza, una gradevolezza superiore. Quindi è stata questa la scelta. Poi, attenzione, cioè ricordiamoci che i dischi rock, questo è un disco rock, così si fa, non esiste il disco, cioè non so, voi sentite il disco di Counting Crows, cioè non è che ha suonato prima il batterista, poi ha suonato il bassista, poi è arrivato il violinista, il chitarrista, cioè un disco di una band rock si suona da band rock, cioè tutti insieme. Allora, l'importanza della location è una cosa abbastanza recente, nel senso che fino a 15-20 anni fa erano poche le band che potevano permettersi di andare a registrare in luoghi che non fossero gli studi di registrazione. Questo perché l'esportazione delle attrezzature professionali era molto costoso, quindi non so, ci sono stati dei dischi molto famosi tipo The Downward Spiral, The Nine Inch Nails oppure Grace di Jeff Buckley, che sono stati fatti in unconventional places, cioè in ville, in luoghi, però erano dischi di budget molto alto. Adesso come adesso, ad oggi, con diciamo la portabilità delle attrezzature di audio recording, esiste la possibilità di fare dei dischi di alto livello in luoghi non convenzionali, cioè non in studi di registrazione. Questo apre uno spiraglio importante per me, che è l'aspetto psicologico ed extra musicale nel suonare. Una band come Young Dog, o come possono essere altri artisti o altre band, traggono molto vantaggio dallo stare in ambienti confortevoli, e lo studio non è un ambiente confortevole per antonomasia, perché è un luogo oscuro, sottoterra, con cazzo di attrezzature dappertutto e cose di ogni tipo, per cui la possibilità che abbiamo avuto di registrare in questa villetta nella Maremma tutta per noi, con in più il cibo fatto in casa, l'olio fatto in casa, il vino fatto in casa, con i ragazzi che potevano stare in una villetta tutta per loro, con la piscina, adesso fa freddo boia, però comunque era utilizzabile anche quella, secondo me era assolutamente un elemento positivo, che quindi avrebbe dato energia, forza, resistenza e anche un buon umore costante, e infatti è andata così. L'altra caratteristica importante secondo me è il fatto di non avere più bisogno ad oggi di staff grossi, di individui che lavorano ad un disco. Questo comunque è un disco che ho avuto la fortuna di seguire praticamente da solo. Adesso verrà mixato in America, eccetera, ma tutta la fase di realizzazione è stata
molto ergonomica, perché un individuo che magari abbia delle competenze più o meno complete presenta meno variabili di 10 individui. Quindi i ragazzi erano loro i protagonisti e non tutto il casino che c'è intorno ad un disco. Il protagonista era veramente il disco. Questa è stata una produzione che ha avuto come protagonista gli Uncle Dog e il risultato, secondo me, ne darà piena dimostrazione.